Salve a tutti, sono il professore Claudio Canzanella. Forse alcuni di voi già mi conoscono perché ho una rubrica su Facebook che si chiama appunto L'Angolo del Professore. Esiste anche la mia pagina Facebook che si chiama proprio L'Angolo del Professore. Ogni domenica mattina io pubblico un video sulla storia, cultura, lingua, tradizione napoletana. Seguitemi quindi. Oggi parleremo di una cosa molto importante, però prima di cominciare mi raccomando, condividete il video, fate dei video party in modo che il video possa girare tra i vostri amici e possa crescere la nostra cultura napoletana. Veniamo all'argomento di oggi. Comincio questo argomento, quindi primati di Napoli, con una citazione di Curzio Malaparte, lo scrittore. Napoli è la più misteriosa città d'Europa. È la sola città del mondo antico che non sia perita come Ilio, come Ninive, come Babilonia. È la sola città del mondo che non è affondata nell'immane naufragio della civiltà antica. Napoli è una Pompei che non è stata mai sepolta. Non è una città, è un mondo. Il mondo antico, precristiano, rimasto intatto alla superficie del mondo moderno. Non potete capire Napoli, non capirete mai Napoli. Ebbene, questa citazione di Curzio Malaparte ci dà il senso di come noi viviamo in una città che ha una storia più che bimillenaria. Perché ho voluto cominciare da questa citazione? Perché noi, da ragazzi, quando eravamo a scuola, siamo stati indottrinati in un certo modo, cioè ci è stata presentata la figura di Giuseppe Garibaldi come quella di un liberatore, quindi la grande spedizione dei mille, come se il regno delle due Sicilie fosse un regno di malgoverno, di sfruttamento, di ignoranza, mentre invece la storia probabilmente va riscritta. Il problema è che la storia viene scritta dai vincitori e non dai vinti. Un esempio di storia scritta dai vinti, può essere quella di Paolo Diacono, ma siamo nell'VIII secolo a.C. ed è un'eccezione, l'Historia Longobardorum. Altrimenti tutte le storie, come dicevo prima, sono scritte dai vincitori. Quindi il regno delle due Sicilie era un regno importante, ricco, potente, rinomato in tutta Europa. Ed era detentore di tanti e tanti primati. Di conseguenza è in atto ancora oggi un revisionismo storico, cioè gli storici stanno rivedendo un po' la storia dell'unità d'Italia e di quello che è successo dopo. Quindi anche la questione meridionale va vista sotto un'ottica diversa. Vediamo un poco quali sono i primati di Napoli. Io cercherò di non fare un semplice elenco, che altrimenti risulterebbe sicuramente pedante e noioso, per cui varierò un poco il nostro discorso. Nel 1224 abbiamo la prima università laica al mondo ad opera del sovrano Federico II. Eccolo. Questa è un'immagine di Federico II con la statua che si trova a Palazzo Reale, quindi a Piazza del Plebiscito. Federico II è stato un imperatore che nelle sue mani deteneva i poteri del Regno di Sicilia e dell'Impero Germanico. Un mecenate, come lui non poteva non fondare la prima università laica e statale degli studi di tutto il mondo occidentale. La scelta cadde su Napoli e non su Palermo, che allora era la capitale del regno, perché era più facile da raggiungere, sia per via terra sia per via mare. Inoltre era una delle città più ricche e fiorenti del regno e poteva quindi facilmente offrire alloggi agli studenti. In oltre 700 anni di storia, l'Università Federico II ha avuto molti momenti gloriosi e altri un po' infelici. In particolare nel 600 l'università decadde, però a partire dal secolo successivo, con l'intervento della dinastia degli Asburgo prima e poi del Borbone, l'Ateneo riuscì a riprendersi e quindi nel 1735 abbiamo la creazione della prima cattedra di astronomia in Italia e nel 1754 la prima cattedra di economia, senza dimenticare che l'Università Federico II è stata frequentata da importanti allievi e ha avuto illustri maestri.
docenti, fra tutti basta ricordare soltanto Giambattista Vico. Nel 1569 abbiamo i primi assegni della storia economica del Banco di Napoli. Nel 1710, questa è una notazione di costume, abbiamo il primo bidet della storia che si trova oggi nella Reggia di Caserta. Ovviamente pensiamo che ancora oggi, quindi 300 anni dopo, ci sono paesi in Europa che non hanno il bidet. Va bene. E sempre come notazione di costume, nel 1734 abbiamo la prima pizza al mondo, che era una marinara. Nel 1737 abbiamo la nascita del primo teatro lirico in Europa, il Real Teatro di San Carlo, che adesso vi faccio vedere. Eccolo qui. Bellissimo, stupendo, eccezionale ed unico. Vuoi tu sapere se qualche scintilla brucia in te? Corri, vola a Napoli ad ascoltare i capolavori di Leo, Durante e Pergolesi. È una citazione di Jean-Jacques Rousseau dal Dictionnaire de Musique. Accanto a Piazza del Plebiscito, che è il simbolo della città di Napoli, sorge appunto il Teatro Lirico Italiano con una data di nascita che anticipa di 41 anni la Scala di Milano e di 55 la Fenice di Venezia. Il Teatro di San Carlo è stato costruito, come dicevo prima, nel 1737 per volontà del re Carlo III di Borbone, il quale voleva dare alla città un teatro che rappresentasse in pieno il potere regio. Il teatro fu realizzato in circa 8 mesi con una spesa di 75.000 ducati e poteva ospitare addirittura 1.379 spettatori. L'inaugurazione avvenne nel giorno dell'onomastico del re, quindi il 4 novembre, e lì ci fu, come inaugurazione, la presentazione dell'opera L'Achille in Sciro di Pietro Metastasio, con musica di Domenico Sarro e due balli per intermezzo. L'Achille, come era usanza dell'epoca, era interpretato da una donna, Vittoria Tesi, detta la Moretta, con accanto la prima donna soprano Anna Peruzzi, detta la parrucchierina, e il tenore Angelo Amorevoli. Nel 1763 abbiamo il primo cimitero italiano per poveri, il cimitero delle 366 fosse. Nel 1781 il primo codice marittimo al mondo e nel 1789 il primo cimitero italiano per poveri, quello di Poggioreale. Addirittura nel 1789 abbiamo la prima assistenza sanitaria gratuita a San Leucio e sempre lì la prima assegnazione di quelle che possiamo definire case popolari. Nel 1792 fu realizzato il primo atlante marittimo del mondo, l'Atlante appunto delle due Sicilie. Nel 1801 abbiamo l'inaugurazione di un importante museo, il Museo Mineralogico. Eccolo qui. Questa foto rende giustizia relativamente alla bellezza di questa struttura che si trova nell'antico collegio dei Gesuiti, quindi a Via Mezzocannone. Il Real Museo Mineralogico fu istituito nel 1801 dal re Ferdinando IV di Napoli, in un periodo in cui il sovrano allargava la collezione di pitture del Real Museo a Capodimonte e gettava poi le fondamenta di quello che sarà il futuro orto botanico. Il sovrano fece disporre i primi reperti nell'ex biblioteca del Collegio dei Gesuiti ed incaricò Giuseppe Melograni, allora detentore della cattedra di mineralogia all'Ateneo Partenopeo, di organizzare le varie collezioni. Quindi il Melograni separò le collezioni in due parti, una parte di ornitologia, cioè i fossili per lo più stranieri, e una parte invece di geologia, comprendente una ricca collezione di minerali che erano arrivati dalle parti più disparate dell'Europa. Tutto ovviamente a spese del re. Nel 1845 il museo ospitò il settimo congresso degli scienziati italiani, che vide la partecipazione di ben 1611 scienziati, un vero record.
Il museo ancora oggi conserva circa 30.000 campioni, tra i quali alcuni molto rari per dimensioni o bellezza, e fa parte del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell'Università Federico II. Nel 1807 abbiamo l'istituzione dell'orto botanico. Ecco una foto che rende giustizia relativamente alla bellezza di questa struttura. L'orto botanico fu fondato agli inizi del XIX secolo, nel periodo in cui la città partenopea era dominata dai francesi. Questi realizzarono però un'opera che era stata concepita in precedenza da Ferdinando IV di Borbone e la cui attuazione era stata impedita proprio dai moti rivoluzionari del 1799. Il decreto di fondazione di questa struttura reca la data del 28 dicembre 1807 ed è firmato dal re Giuseppe Bonaparte, il fratello di Napoleone. Con l'articolo 1 di tale decreto venivano espropriati i terreni di proprietà in parte dei religiosi di Santa Maria della Pace e in parte dell'ospedale della Cava, adiacenti appunto all'albergo dei poveri e che già erano stati individuati nel periodo borbonico per la realizzazione del Real Orto Botanico. Nello stesso articolo venivano individuati anche gli scopi che erano posti alla base della realizzazione della nuova struttura, destinata, ora leggo, alla istruzione del pubblico e alla moltiplicazione delle spezie utili alla salute, all'agricoltura e all'industria. Da questa situazione si può già desumere la modernità che era alla base della fondazione dell'orto botanico, che sin dall'origine si sarebbe distinto per la molteplicità delle funzioni svolte e anche per il patrimonio vegetativo diversificato. Con un decreto del 1810 veniva nominato direttore dell'orto botanico Michele Tenore, che aveva compiuto gli studi medici sotto Vincenzo Petagna e aveva ereditato dal suo maestro la passione per la botanica, che era considerata non una branca della medicina, ma una vera e propria scienza autonoma. E quindi questa concezione della botanica portò il Tenore a organizzare scientificamente l'orto in un modo del tutto nuovo ed originale. Vediamo qualche altro primato. Nel 1812 la prima scuola di ballo in Italia, gestita appunto dal Teatro San Carlo, il primo ospedale psichiatrico nel 1813, il Real Morotrofio di Aversa, la casa dei matti, come era chiamata dal popolo. Nel 1818 la prima istituzione del sistema pensionistico con la detrazione del 2% dai salari. Nel 1819 il primo osservatorio astronomico italiano. E nel 1832 il primo ponte sospeso in Italia, cioè il Ponte Real di Ferdinando. Eccolo qui. È quello che noi comunemente chiamiamo il Ponte del Garigliano e che segnava il confine tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio. Nel 1835 fu istituito il primo istituto italiano per sordomuti e nel 1839 abbiamo la prima stazione ferroviaria in Italia, cioè quella Napoli-Portici. Ecco un'immagine dell'inaugurazione di questa tratta, appunto Napoli-Portici. Il tratto fu inaugurato il 3 ottobre del 1839 con grande solennità e nel rispetto di un programma che prevedeva che il viaggio avvenisse con partenza da Portici, poiché la stazione di Napoli al Carmine non era ancora completata. Il primo convoglio era composto da una locomotiva a vapore di costruzione inglese che si chiamava Vesuvio e da 8 vagoni. Il re Ferdinando II si recò quindi nella villa del Carrione al Granatello di Portici, dove era stato approntato il padiglione reale, decorato all'occorrenza anche con un altare per benedire appunto la nascita di questa nuova tratta ferroviaria. Il re quindi procedette all'inaugurazione e in un convoglio si avviò per tornare a Napoli. I vari discorsi di circostanza del re furono conclusi in francese ed espresse l'augurio di vedere realizzata presto la ferrovia fino al mare Adriatico e a mezzogiorno ordinò la partenza davanti a tutte le autorità. Il primo convoglio
portava nelle sue vetture 48 personalità, una rappresentanza militare costituita da 60 ufficiali, 30 fanti, 30 artiglieri e 60 marinai. Nell'ultima vettura prese poi posto la banda della Guardia Reale e il percorso venne compiuto in 9 minuti e mezzo tra gente stupita e attonita che assisteva appunto all'evento. Nei 40 giorni successivi ben 85.759 persone usufruirono della tratta ferroviaria. La linea in realtà era parte di un progetto più vasto, infatti il 1 agosto del 1842 fu inaugurato il tratto diramato fino a Castellammare e 2 anni dopo, cioè nel 1844, la prosecuzione per Pompei, Angri, Pagani e Nocera Inferiore. Vediamo qualche altro primato. Per esempio nel 1839 abbiamo la prima illuminazione a gas in una città italiana, la terza dopo Parigi e Londra. Nel 1840 la prima fabbrica metalmeccanica d'Italia per numero di operai, cioè quella di Pietrassa. E nel 1841 il primo osservatorio sismologico al mondo, cioè quello del Vesuvio. L'osservatorio vesuviano, infatti, è il più antico osservatorio vulcanologico al mondo, che fu fondato dal re delle Due Sicilie, Ferdinando II di Borbone. Alla sua fondazione, che risale al 1841, la sede era alle pendici del Vesuvio. Fu inaugurato nel 1845 durante il settimo congresso degli scienziati italiani tenutosi proprio a Napoli. Oggi nel vecchio sito si trovano soltanto il museo e la biblioteca storica, mentre i laboratori e il centro di sorveglianza si trovano fuori grotta. Vediamo qualche primato del 1843, la prima nave di guerra a vapore, cioè l'Ercole, il primo periodico psichiatrico italiano, il primo osservatorio meteorologico d'Italia risale al 1845. I primati sono tanti, è inutile leggerli tutti, ne citerò soltanto qualcuno che è più significativo. Per esempio, nel 1854 Napoli era la terza città più industrializzata al mondo. Premi nel 1856 riconosciuti a livello internazionale per la pasta, per i coralli, la prima flotta mercantile e militare d'Italia e così tanti altri. Nel 1860 il regno delle Due Sicilie era quello che aveva la più bassa mortalità infantile d'Italia e la più alta percentuale di medici per numero di abitanti. Nel 1860 sempre abbiamo il primo piano regolatore in Italia per la città di Napoli e sempre in quell'anno la città di Napoli era la prima per numero di teatri in Italia e per tipografie. Nel 1860 c'è un altro primato importante per Napoli, cioè il primato della città per il numero di conservatori musicali. I conservatori sono stati alla base della scuola napoletana. In realtà Napoli ha avuto sempre questo legame così forte tra popolo e musica. E questo legame viene proprio, come dire, consacrato dai conservatori che cominciarono a fiorire nel XVI secolo, quindi a partire dal 1500. Che cos'erano i conservatori? Erano degli enti privati che accoglievano all'interno delle loro mura ragazzi disagiati oppure abbandonati dai genitori perché erano venuti meno oppure perché li avevano abbandonati. Per cui queste istituzioni, cioè i conservatori, accoglievano i fanciulli dalle strade e davano loro un'istruzione improntata all'acquisizione di un mestiere, soprattutto di carattere artigianale. Però che cosa successe? Che durante la dominazione spagnola, che durò ininterrottamente per circa 200 anni, dal 1500 al 1700, la città cominciò ad essere arricchita e abbellita con palazzi, cappelle, chiese, basiliche, che erano finanziate dai licei spagnoli. In questi luoghi si organizzavano delle feste, oppure si celebravano ricorrenze sacre. E per la buona riuscita di una festa o di una celebrazione liturgica servivano cantanti e musicisti. Ecco quindi la necessità di indirizzare gli ospiti dei conservatori verso la musica. Quando
Quali sono i conservatori più importanti? Il conservatorio di Santa Maria Loreto, che fu il primo, nato nel 1535, grazie all'iniziativa di un calzonaio chiamato Francesco. Poi abbiamo in questo conservatorio l'insegnante di composizione era Farinelli. La scuola napoletana istruiva soprattutto dei castrati, cioè degli uomini in grado di prodursi in falsetti veramente vertiginosi, e moltissime opere dell'epoca che erano realizzate erano dedicate proprio ai castrati, di cui Farinelli rappresenta ancora oggi l'emblema, l'epigono, il nome più noto. Ma insieme a lui conviveva un'intera generazione di cantanti che dettò legge per più di un secolo a Napoli, prima che le evoluzioni del teatro, le dimensioni dei luoghi e delle opere richiedessero alle voci maschili e femminili un maggiore grado di specificità. Poi abbiamo il Conservatorio Pietà di Turchini, che si trovava in via Medina e che fu inaugurato nel 1583. Poi c'era il Conservatorio Sant'Onofrio a Porta Capuana, dove furono studenti d'eccezione, per esempio Paisiello e Piccinni, capaci di estendere la propria fama al di là dei confini italiani, in Francia, in Germania e addirittura in Russia. Un altro conservatorio importante era quello dei Poveri di Gesù Cristo, che fu fondato nel 1589. Il conservatorio che noi conosciamo poi è quello di San Pietro a Maiella, tuttora esistente ed operante. Ai tempi delle fondazioni dei quattro conservatori, il conservatorio San Pietro a Maiella non esisteva. Nacque dalla fusione progressiva dei quattro conservatori, che chiusero in serie dal 1743, a cominciare proprio dall'ultimo nato, cioè quello dei Poveri di Gesù Cristo. Nel 1806 Giuseppe Napoleone ordinò che tutti i conservatori confluissero in quello della Pietà dei Turchini e che l'istituto risultante fosse noto con la nuova denominazione di Real Collegio di Musica. Due anni dopo, quindi nel 1808, ordinò il trasferimento nel monastero delle Dame Monache di San Sebastiano. Nel 1826 la partita si concluse con la sede definitiva nel monastero di San Pietro a Maiella e quindi con la nuova denominazione. Altri primati, sempre nel 1860, il Regno delle Due Sicilie era il primo Stato italiano per quantità di lire oro conservata nei banchi nazionali. Aveva la più alta quotazione di rendite di titoli di Stato e il minor carico tributario erariale in Europa. Nacquero anche le prime agenzie turistiche d'Italia. I primati potrebbero continuare ancora, ma dopo il 1860, con l'Unità d'Italia, come abbiamo detto prima, la situazione cambiò. E un primato che possiamo ricordare ancora oggi è quello invece della città d'arte, cioè Napoli qualche anno fa è stata riconosciuta come una città turistica di livello internazionale, che ha addirittura aumentato del 91% l'afflusso dei turisti. Va bene, quindi siamo orgogliosi della nostra città e del nostro glorioso passato. Detto questo, io vi saluto, ma voglio prima ringraziare la nona municipalità che mi ha ospitato per questa diretta e anche la dottoressa Manuela Guarnieri, che mi ha guidato in questa esperienza. Un abbraccio forte a tutti voi e tanti saluti dal vostro professore. La sigla di chiusura adesso parte e io vi saluto.